E allora eccoci qua, ripartiamo dalla costellazione del Cancro perché la connessione, come al solito, ballerina. Divideremo l'oroscopo in più parti. Vi chiedo umilmente scusa, ma questa è la realtà ogni tanto di questo sito. Avevo detto, per quanto riguarda la costellazione del Cancro, che ci saranno ottime future previsioni, non per la prossima settimana, bensì per periodi un po' più lontani tra novembre e dicembre. Sarete più sicuri e tranquilli nei prossimi periodi. La prossima settimana invece deve nascere con cautela e circospezione. Vi dico questo perché dovrete rivoluzionare molti progetti nella vostra mente, nella vostra testa e nelle vostre azioni. Però non è la prossima settimana quella dove dovrete svolgere praticamente questi cambiamenti. Intanto li dovete meditare, programmare e far quadrare. Attenzione invece a quello che mangerete e berrete per la seconda settimana, lo ripeto per la seconda volta di seguito, dovrete stare attenti a quello che mangerete e berrete perché stomaco e fegato potrebbero darvi dei piccoli problemi, l'apparato digerente, insomma, in generale. Per quanto riguarda invece l'amore, ci saranno occasioni, notizie, opportunità, incontri di ogni tipo in ogni momento del giorno, della notte o della sera. Avete capito bene, l'arco delle 24 ore per voi amici e amiche del Cancro potrà riservare notevoli sorprese in amore nell'arco delle 24 ore. Dice, ma alle 3 di notte di solito uno dorme. E chi l'ha detto? Magari durante una festa, durante un incontro mondano, chi lo sa? Sarete molto fortunati in amore. Andiamo avanti con la costellazione del Leone, ricordandovi che questa è la seconda parte dell'oroscopo, perché la prima è stata sfumata con la metà del segno del Cancro. L'abbiamo ripresa, però non ci sono problemi. Allora, Leonesse e Leoni all'ascolto. Che cosa dirvi? Non avere fretta è il consiglio che le stelle vi dicono, perché voi sarete vincenti, sarete vittoriosi, ma non dovete impelagarvi in pensieri, in elucubrazioni mentali che non servono assolutamente a nulla. Oddio, se farò questo, se farò quello, e questo e quell'altro. Basta con questi problemi che avete solo voi nella vostra testa. Liberate tutto perché siete sotto il segno di una grande luce che vi arriva dal segno amico dello Scorpione. Oltretutto avrete una luna alleata che giunge dalla costellazione dell'Ariete e insieme a Urano e Venere, quindi ricapitolando lo Scorpione, l'Ariete, i pianeti Urano e Venere, per voi creeranno situazioni veramente belle, occasioni fortunate in affari, nello studio, nella professione. E se vi capitasse nella prossima settimana, amici, amiche del Leone, un'occasione, cercate di sfruttarla al volo. Se vi arriva tra capo e collo, nemmeno ve lo aspettavate, prendetela al volo, mi raccomando. Venere vi renderà molto passionali e chi lo sa che quella lei particolare o quel lui particolare non cadrà nella vostra rete. Passiamo alla costellazione della Vergine. Abbiamo molte chance, molte carte, molta carne da mettere al fuoco, come si dice in gergo. Soprattutto Marte e Giove vi vorranno molto bene, mamma mia, saranno vostri amici e le attività affaristiche, speculative, finanziarie, io oserei dire più quelle commerciali, saranno molto molto ben propense. Attenzione solo con chi tratterete i vostri rapporti professionali, di lavoro o di studio, perché non tutte le persone saranno positive o sincere, molte saranno anche nemiche travestite da amici. Mi raccomando, usate il vostro fiuto perché dovrete scoprire chi vi rema contro. Attenzione, che attenzione, attenzione invece al vostro stato di salute, perché con questi sbalzi termici qualche influenza potrebbe essere dietro l'angolo della strada, però sono piccole noie che vanno e vengono e devono essere curate per non avere ricadute. Io vi dico che nei prossimi 2 giorni, quindi sabato e domenica, voi della Vergine sarete molto belli, passionali, caldi, splendenti e saranno favoriti i viaggi, sia quelli pratici sia quelli d'amore. Che è un viaggio d'amore? Ma può essere un viaggio breve verso un'isola, non so, verso una località, o potrebbe essere un viaggio esclusivamente mentale. Amici e amiche della Bilancia, il vostro problema per i prossimi 7 giorni sono i soldi. Chi è che non ha problemi con i soldi? Visto che qui ci spetta
flagellano vivi, ci tartassano, mettono sempre tasse su tasse, gli stipendi non aumentano, eccetera. Però non facciamo l'oroscopo, dopo faremo dibattito. Però per la bilancia ci sono problemi di origine finanziario e si risolveranno, e anche voi dovrete saper scegliere collaboratori e amici, e soprattutto lasciar da parte chi non segue gli accordi presi, o chi vi tradirà, o chi cambierà atteggiamento. Quindi, se potrete, dovrete scegliere i vostri partners in maniera tranquilla e spensierata, ma dovranno essere dalla vostra parte, essere d'accordo con quello che voi proponete. Per quanto riguarda le questioni finanziarie, cercate di essere oculati, non è nulla di preoccupante, si può andare avanti. E soprattutto vediamo che Luna in Marte, e poi c'è la costellazione dell'Ariete che si schiera contro Giove e contro Plutone. Dovrebbe succedere qualcosa di negativo? No. Assolutamente, assolutamente, ci sarà qualcosa di clamoroso che potrà avere risvolti positivi. Sentite che cosa vi sto dicendo, quindi attenzione, mi raccomando, e soprattutto attenzione nei rapporti privati, perché questo stress psicologico più che fisico per quanto riguarda le questioni finanziarie, gli affari e lo studio potranno far sì che salti qualche ingranaggio di un rapporto d'amore ben collaudato. Io vi do un'esortazione: l'amore staccatelo sotto il suo profilo, non lo abbandonate naturalmente, cercate di non miscelare i due settori degli affari e dell'amore insieme, perché se no non ci siamo. Quindi stress, ma vincenti dopo tanta fatica per quanto riguarda il lavoro, e l'amore non deve risentire delle influenze dello stress del lavoro e della professione. Ci siamo capiti, amici e amiche della bilancia? Passiamo invece alla costellazione dello Scorpione. Aspettiamo che cosa? Che cosa aspettiamo? La manna dal cielo? No, amici e amiche dello Scorpione, non aspettiamo la manna dal cielo. Aspettiamo il Sole, l'astro, la stella magica del Sole, che farà il suo approccio, arriverà tra mercoledì e giovedì prossimo. Dice: allora vabbè, ce ne parli l'altra volta. No, vi devo parlare oggi del Sole che entra nello Scorpione, diciamo da prossima settimana verso la fine. Perché? Perché significa che questa costellazione avrà una posizione strategica. Lo Scorpione avrà una posizione strategica dominante, importante. L'interessante è rimanere coi piedi per terra, ma deve essere ancora nella prossima settimana, ci dovrà essere una leggera attesa, perché i tempi si stanno maturando, ma non sono ancora maturi, quindi ci siamo capiti. Anche voi l'allarme sulla salute, perché qualche influenza, mal di gola, scricchiolia, dolori di ossa potrebbero provocare stati febbrili che però passeranno. Ripeto, ci sarà una fase molto significativa per l'attività di studio, per l'attività di lavoro, ci saranno nuove partenze, vediamo nuove partenze, quindi nuovi inizi di qualcosa che sta nascendo all'orizzonte, e non saranno all'inizio tutte rose e fiori, però verso la fine del mese di ottobre e della metà di novembre invece potreste capire di aver fatto la scelta giusta, mi raccomando. Sono traballanti, insicure le collaborazioni di vecchia data, quindi attenzione a coloro che devono scaricare il vecchio. E invece l'amore vive, cresce, passionale, caldo e romantico, è quello che volete voi. Amici e amiche del Sagittario, diciamo che nasce un momento di fortuna e amore, di fortuna e amore, che faranno sì che le vostre passioni non troveranno ostacoli davanti al loro cammino. Cioè, se siete single, conquisterete la persona che vi sta a cuore. Se siete già accoppiati, ci saranno scintille positivissime. Perché abbiamo iniziato con l'amore? Perché l'amore, la passione, l'eros
è il fuoco principale che le stelle mi indicano per i prossimi 7 giorni. 7 giorni passionali, amore, amore, amore. E il lavoro, cambiamo segno? No, 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 ve lo devo dire. Il lavoro per voi del Sagittario, attenzione, perché c'è Marte che rema contro e ci saranno delle criticità, delle situazioni critiche da dover affrontare, da dover guardare, da dover osservare, soprattutto prima di dire di sì per certe associazioni, per certe collaborazioni, aspettate momenti migliori, dovrete aspettare almeno 14 giorni. Quindi io vi consiglio, per voi del Sagittario, di stare in finestra, vedere chi vi propone nuove collaborazioni professionali e studiare. Per il momento solo studiare, non dire né di sì né di no. Il Capricorno è la salute, qui comincia a farsi viva. Anche qui, sempre con influssi lunari negativi, il Capricorno è la terza costellazione che viene colpita dai malesseri di stagione, ovvero sia influenze, emicranie, situazioni difficili a livello digestivo. Passerà tutto, ma dovrete curarvi. Mi raccomando, tutte le costellazioni si dovranno curare, in particolare quelle che sto in quelle in cui sto evidenziando queste situazioni di salute. Con le cure si va avanti, capito? Mi raccomando. Tensioni familiari, momenti di liti familiari ci potranno essere, per cui magari domenica riposate, rilassatevi, perché poi la prossima settimana si dovranno affrontare tante situazioni, dice quali? Rapporti coniugali, rapporti genitori-figli, rapporti con i parenti, e non tutti i parenti saranno positivi, amici e amiche del Capricorno. L'importante è sapere che Sole, Scorpione, Mercurio e Saturno vi stanno strizzando l'occhiolino e, passato questo piccolo periodo di situazione tesa per quanto riguarda la situazione familiare, potrebbero portarvi guadagni forse inaspettati, forse no, ma guadagni, successo, qualche promozione anche senza soldi, qualche promozione nel vostro lavoro e sinceramente ritornerete ad essere voi. Andiamo all'acquario, l'acquario finanziario, mamma mia, una costellazione così sognatrice diventa pratica, meno male. Acquario che guadagna, acquario che prende soldi, che vuol dire? Che avrà dei guadagni perché la luna si tuffa nella praticità e nei denari, per cui questo acquario potrebbe avere o dei soldi che sta ancora aspettando. Chi è che non ce l'ha? Mamma mia, eh? Oppure potrebbe avere un colpo di fortuna per cui arriveranno dei soldi. E dice: che vuol dire all'atto pratico? Ma non so, una giocata all'otto, una giocata al Superenalotto, al Win for Life, un gratta e vinci, non lo so, dovrete fare voi. Però mi raccomando, non vi illudete, non è che prendendo un gratta e vinci si vince così. No, ci provate se la fortuna è dalla vostra, perché poi bisognerebbe vedere pure il vostro ascendente di provenienza, cosa racconta. Però ci potrebbe essere questa situazione di fortuna per l'acquario per prendere questi denari inaspettati. Bisogna risolvere certe situazioni familiari, certe situazioni domestiche, sistemare i rapporti con i figli perché non sono proprio propizi, soprattutto i figli lontani, perché potrebbero esserci degli avvenimenti inattesi che potrebbero far cambiare e modificare progetti e azioni già definiti, già impostati, ve li potrebbero far cambiare parzialmente o addirittura radicalmente. Radicalmente. Potrebbe esserci delle situazioni per cui avrete bisogno di un aiuto legale, di un avvocato, tanto per capirci. Però non sono situazioni che nascono dall'oggi al domani, sono situazioni che già si portano avanti nel tempo. Ci sono dei cambiamenti che saranno positivi. Mi raccomando, riposate. Quando viaggiate, state sempre con gli occhi aperti, tenete la testa sulla strada, i pensieri personali e familiari li affronterete quando sarete dentro quattro mura domestiche. Quando si guida, bisogna pensare alla guida e guardare la strada. Andiamo con la costellazione dei pesci. Ci
ci saranno transiti veramente, veramente ok per quanto riguarda le questioni lavorative, professionali, potrete cominciare a intavolare così delle, da far nascere delle situazioni che porteranno successi e affrontare magari dei problemi correlati con queste situazioni. Vediamo che c'è un'opposizione Nettuno-Marte, ma con la lucidità, con l'astuzia, con la razionalità, la saggezza e la furbizia potrete affrontare anche occasioni che si presenteranno favolose e invece magari sotto nascondono qualche inganno, lo scoverete tranquilli, qualche ragionevole rischio ci sarà nella prossima settimana, però saprete affrontare, amici e amiche dei pesci, tutte le situazioni con la saggezza e la forza mentale che voi avete. Per quanto riguarda l'amore, per quelli single non ci sono problemi, ci sono delle avventure, è tutto ok. Per quelli che sono accoppiati ci sono delle avventure. Dice, no, ma che stai dicendo? Eh sì, anche per coloro che hanno un solido rapporto di coppia potrebbero esserci e ci saranno delle avventure che gli amici e le amiche dei pesci sfrutteranno, non se le lasceranno sfuggire. Però attenzione, occhio non vede, cuore non duole, se no per una scialba avventura d'amore si rischia di mandare all'aria un rapporto dei rapporti consolidati. Questi sono i consigli delle stelle. Per quanto riguarda l'oroscopo della settimana è tutto, Roberto De Angelis vi ringrazia dell'ascolto, vi aspetta venerdì prossimo e va a ringraziare sempre Valcor, calzature, borse, abbigliamento, accessori, naturalmente in via di Tor Sapienza, il Classic Store in via di Tor Sapienza 64BC, il Fashion Store in via di Tor Sapienza 35ABC e l'Outlet Store in via di Tor Sapienza 60. Un contatto telefonico ve lo do subito, lo 06 22 84 544. Occasioni favolose per tutti gli ascoltatori di Stapp Radio, dell'oroscopo della settimana e di Questa è la Roma. Quindi andate con fiducia da Valcor, in via Tor Sapienza 35ABC. Valcor dal 1948, Classic Fashion Outlet, calzature, borse, abbigliamento, accessori. Valcor, via di Tor Sapienza 35ABC. Con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo fra 7 giorni e vi dico che tra qualche istante inizierà pure Questa è la Roma, facendo gli scongiuri per questa connessione che ogni tanto va e viene, viene e va, però noi siamo qui sempre presenti. Ciao a tutti da Roberto De Angelis.